Scusa, Gustavo Selva, quindi questa era l'antiserata della P2, o sbaglio? È stato assolto. Anche, si è dichiarato non è presente P2, in questo momento. Una situazione non è criminale, momento, anche Berlusconi lo era. Non faccio il piduista pure oggi, mi perdoni. No, guardi, questa ecco, qui adesso... non gliela perdono e le annuncio subito che la querelo. Ma non c'è perché lei sa benissimo che io non sono un piduista, io la querelo, anzi prego le agenzie di stampa di prendere nota subito della mia querela nei confronti del signor Antonio Di Pietro. Per non parlare di quell'altra zucca che avevo in lista, Gustavo Selva, mi va a prendere un'ambulanza come un taxi per arrivare prima in televisione, poi dice che si dimette, poi non si dimette e mi sputtana in un colpo solo anni e anni di loggia. Da dove abito io, che abito in piazza del Parlamento, non è possibile fare arrivare nemmeno un taxi, per cui sono dovuto venire con un'autoambulanza. Addirittura? Perché mi sono... Sentito male, no? No, non mi sono sentito male, ma era l'unico modo per arrivare. Condannato a sei mesi il senatore Gustavo Selva, per evitare il traffico ed arrivare in tempo ad un programma TV, aveva chiamato un'ambulanza fingendosi malato. Dopo la condanna il senatore ha annunciato di rinunciare alla candidatura, non voglio che i miei errori, ha spiegato, ricadano sul PDL. Senatore, lei ha presentato le sue dimissioni. In questo momento è più pentito di aver preso l'ambulanza o di averlo detto in televisione? No, non sono pentito affatto, né l'uno né l'altra cosa. E allora in studio con Gustavo Selva, che ci stava raccontando le sue vicissitudini per cercare di venire dalla zona bloccata. E... ho preso l'ambulanza perché mi sentivo effettivamente male. No, non voglio impressionare nessuno, sto benissimo in salute. Però ecco, può mostrare grazie anche alla pronta il suo polso... assistenza che ho ricevuto subito. Ma pronta assistenza che è durata un po' troppo, se stavo male, meno in modo. Diciamo che quando ha detto che è venuto in ambulanza non era una battuta, può anche mostrare il polso per far vedere. Perché... sono dovuto venire in ambulanza. Si ha sfruttato trucchi da vecchio cronista praticamente. Ma io mi ricordo che facevamo, quando eravamo giovani cronisti, facevamo cose di questo genere, per esempio per arrivare in una sede ufficiale abbastanza blindata, Cesco Tommaselli mi insegnò questo: tu devi andare con una grossa macchina, metti uno davanti e uno di dietro, tu stai dietro al posto d'onore, quello davanti scende, prego eccellenza, s'accomodi e o passi. Quando hai passato la prima barriera, la barriera dei... del resto c'è l'apologo famoso scritto da Ugo Ojetti, no? Ugo Ojetti tentò, quando fu inaugurata l'altare della patria, tentò di andare nel reparto dove ci stavano le autorità, compreso il re, non riuscivano a farlo passare. Loro cosa fece? Prese una vecchietta e avvicinandosi alla cosa dice: lei dove va? Scusi, non vede, sto accompagnando la vedova del milite ignoto. Quindi questi sono i trucchi da cronista. La vedova per del superare... milite ignoto non esiste, perché se è ignoto non esiste. Santa Gemma, insomma, diciamo che ha finto un lieve malore. Allora, poi ci commenterà anche la conferenza stampa che tra l'altro ha seguito sempre da vecchio cronista. Allora andiamo a sentire Antonella Galli che sta non seguendo. Non ho avuto nessun malore, intendo, perché ecco, magari se c'è qualche mio figlio. Se qualcuno si preoccupa è tutto a posto. Ho preso l'ambulanza perché mi sentivo effettivamente male.